L'ennesima bolla di sapone, l'ennesima favola raccontata ai tarantini, la piscina olimpionica, lo stadio del nuoto non si farà più a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Ci troviamo qui infatti all'altezza di Viale Virgilio, vicino alla Torre d'Aiala. Vedete qui davanti, proprio dinanzi a me, vedete l'area in cui doveva sorgere questa struttura, doveva sorgere appunto questa piscina olimpionica. Non è stato presentato alcun progetto definitivo e quindi il commissario ferrarese è stato chiarissimo, ha detto non ci sono i tempi tecnici. Lo vedete, anche la stampa ha riportato, vedete, giochi senza l'opera simbolo, stadio del nuoto non c'è tempo, Taranto capitale del mare che non ha una struttura sportiva, una piscina. Ma la cosa grave sono le chiacchiere, le favole, le puttanate che racconta Rinaldo Melucci. Leggete qui, le reazioni, è impossibile, ma il sindaco spera ancora. Sapete cosa ha detto il sindaco Melucci? Ha detto, va bene, magari possiamo chiedere al Comitato Internazionale di rinviare di qualche mese i giochi per poter realizzare la piscina. Sindaco Melucci, te lo dico alla Tarantina Vanier, ma c'è studiochite? Ma ti sei instupidito? Ma com'è possibile? Cioè tu vai da un'organizzazione internazionale e dici vediamo di far slittare i giochi, di allungare i tempi, così realizziamo la piscina. È come se io devo partire, sono in ritardo e chiedo, dico l'aereo parte alle 9, alle 21, magari lo facciamo partire alle 22, sapete io sono in ritardo e le responsabilità sono della regione, perché fa riferimento ad asset. Melucci si è lavato le mani, ha detto no, ma asset doveva presentare il progetto, che è una realtà, no? Regionale. Ma gravi le responsabilità dell'amministrazione comunale, perché la delibera di giunta che doveva approvare il progetto è stato presentato in giunta solo a giugno, dopo che il commissario ferrarese l'aveva chiesto 500.000 volte. E poi vi lamentate che a Taranto gli sportivi tarantini, le eccellenze dello sport tarantino, del nuoto per esempio, Benedetta Pilato, se ne scappi, vada altrove, perché dove si deve allenare? Dove si deve allenare, signori cari? Avete il coraggio di dire, di nominare Taranto capitale, città europea dello sport, Taranto, che per i giochi del Mediterraneo non avrà nulla? Cioè i giochi del Mediterraneo di Taranto, a Taranto non si tiene la piscina, non si realizza la piscina, lo stadio di calcio verrà rabberciato, Brindisi avrà il palazzetto dello sport, a Lecce si ristruttura lo stadio, si riqualifica lo stadio con la copertura, a Taranto niente, e sono i giochi del Mediterraneo, e avete il coraggio di dire Taranto città europea dello sport. E Melucci c'ha questa assurdità, questa follia di dire chiediamo, possiamo ancora farcela, magari chiediamo, chissà, ci ascoltano, chiediamo di far slittare di qualche mese i giochi. Cioè inizi come se ci fossero le Olimpiadi, un'amministrazione comunale, un'amministrazione regionale non è capace di portare avanti, di presentare un progetto, vai dal comitato olimpico, in questo caso dal comitato organizzatore dei giochi e dici, sai, lo rinviamo di qualche mese perché io non ho fatto in tempo. Ma stiamo su scherzi a parte? Guardate, qui rimarrà campagna, terra, guardate, che pena! Che pena! Questa è Taranto, signori cari, e Melucci racconta le chiacchiere. Taranto, capitale del mare, che non ha una piscina olimpionica, che non ha una struttura che è attinente al mare. E questo vuole chiedere di rinviare i giochi. Ma non le dire certe cose, caro Melucci, perché tu non solo fai ridere, ma crei anche un danno all'immagine di Taranto, perché diranno, ma scusate, ma a Taranto così ragiona il sindaco, queste cose chiede il sindaco. Melucci, ti fossi stato zitto, avresti fatto migliore figura.